siamo capitati in mezzo a un'ispezione da parte di una pattuglia che, circondando la nostra casa, prima minacciarono di ucciderci tutti. Mi sono trovato con un mio fratello e siamo nascosti nel soffitto della nostra casa. E là, poco dopo, ci hanno presi e ci hanno accompagnati al posto di comando. I comandanti ci dissero che per loro potevamo anche essere ribelli o magari spie, e che i loro ordini erano di comunque uccidere tutti, e i bambini non erano esclusi da questo ordine, però che in alternativa, se ci rendevamo utili, potevano aiutarci e riconsiderare gli ordini. La proposta era di fare da guida al plotone incaricato di pattugliare il perimetro della città. In 2-3 giorni insomma, avevamo appreso come fare il soldato, nel senso che io in 3 giorni potevo smantellare e riassemblare un Kalashnikov in giro di mezz'oretta, insomma. Oggi in giro per il mondo ci sono più di 600 milioni di armi leggere. Ogni anno se ne producono 8 milioni. Solo nel continente africano ci sono più di 130 milioni di armi, e sono queste che in questi anni hanno causato più di 8 milioni di morti. Nei conflitti dimenticati che hanno insanguinato questa terra, le armi leggere le hanno fatte da padroni. Purtroppo l'Italia ha un triste primato: è la seconda produttrice al mondo di armi leggere e la quarta esportatrice a livello mondiale. Stiamo parlando di armi come pistole, fucili, revolver, quelle che definiamo vere e proprie armi di distruzione di massa. Ogni giorno stimiamo che muoiono 1000 persone a causa delle armi leggere e ci sono più di 3000 feriti. Ogni anno è una vera e propria guerra silenziosa, 500.000 persone che muoiono a causa di armi leggere. Questo è inaccettabile, sono quelle armi che arrivano ai bambini soldato nelle guerre africane e che oggi producono morte in giro per il mondo. Avevo 8 anni quando i soldati hanno ucciso i miei genitori. Così sono rimasto da solo e, per evitare di fare la stessa fine, mi sono arruolato nell'esercito. Siccome ero molto piccolo, mi hanno insegnato ad usare le armi, ma non mi facevano partecipare ai combattimenti. Dovevo sorvegliare le ragazze dei campi. Se tentavano di scappare o se qualcuno si avvicinava al campo, avevo l'ordine di sparare. Ho sofferto tanto, era un dolore insopportabile. Arden! Il fatto più doloroso che mi ricordo di quel periodo iniziale era che ogni volta che subivamo qualche attacco, magari veniva ucciso un soldato o ferito uno dei nostri, i gruppi di civili che si incontravano dopo venivano sistematicamente almeno malmenate, con ragazze stuprate, e molto spesso anche venivano uccisi. Si era inventato questo metodo di uccidere le persone, che consisteva nel prendere la persona, interrogarlo, e poi si toglievano le cose che si ritenevano preziose, orologi, a volte anche scarpe, e poi si diceva: sei libero, vai. E quando la persona si girava, si allontanava, si sparava. Io ero l'unico del plotone che parlava la lingua, e quindi molto spesso, insomma, quando c'erano episodi civili magari sparati che non morivano subito, e si lamentavano, e così via, ero l'unico che potevo capire quello che dicevano.
Un giorno mi hanno dato un coltello molto tagliente. Poi mi hanno mostrato una donna e mi hanno detto di ammazzarla. Così ho ucciso per la prima volta in vita mia. Quando quella donna, che neanche conoscevo, è morta, mi sono sentito male. Non avevo più voglia di nulla. Mi mancava la forza di andare avanti. Da allora mi porto dentro questo peso. A 14 anni mi sono trovato risucchiato in quella orrenda realtà di morte, assassini, massacri di civili. E anch'io ho partecipato all'esecuzione dei plotoni. Io ho perso, mi ricordo, in episodi di guerriglia degli amici, persone a cui ero molto legato. E quindi si arrabbiava e si sentiva un po' giustificato anche a sparare ai civili. Dall'altra parte però c'era anche l'effetto di quello che ci davano da fumare marijuana, dicendoci che ci aiutava a sconfiggere la paura, il freddo, la fame, e ti rendeva più coraggiosi. Un episodio particolare che mi ricordo era di una donna, una nonna, che avevamo trovato durante un pattugliamento. Questa nonna fu sparata da un soldato, non ucciso, perché si era nascosto dentro la coltivazione di sorgo. Sparato, cade all'indietro e continuava a mormorare, dire delle parole. Ha preso una pallottola su una spalla e continuava a dire, rivolgendosi a questo soldato: figlio mio, perché mi uccidi? Che male ti ho fatto? E ripeteva queste parole. Ero l'unico che potesse capire quello che diceva. E ovviamente fino ad oggi mi porto nel cuore le parole di quelle donne, che per me è il massimo dell'assurdità delle guerre, delle guerriglie, ma di tutte le guerre. Avevo 13 anni quando mi hanno violentata la prima volta. Stavo tornando dalla messa quando un comandante ed un suo soldato mi hanno chiesto dell'acqua. Poi l'ufficiale ha ordinato al suo sottoposto di fare l'amore con me. Io ero ancora vergine. La seconda volta è successo a 17 anni. Una notte un gruppo di militari è arrivato nel nostro villaggio. Hanno cominciato a rubare e a saccheggiare tutto. Due sono entrati in casa nostra ed hanno abusato di me sotto gli occhi di mia madre. Da quel momento la mia idea fissa è stata quella di suicidarmi. Pensare agli uomini, per me, è un dolore. Questa ragazza fu stuprata a turni, una decina di soldati adulti, hanno abusato di lei, all'inizio strillava, cioè urlava e così via, poi insomma ovviamente non ebbe più la forza di piangere e quindi fu stuprata. Dopodiché uno di questi soldati lo portò fuori dal campo dove eravamo fermati e così via, insomma un po' più lontano, e ovviamente la uccise e ritornò da solo. Non ci fu uno sparo, quindi vuol dire che ha usato il coltello. Io ero là, ho assistito a tutta questa scena dall'inizio fino alla fine. Non ho potuto fare niente. Era uno dei momenti in cui, oggi pensandoci, era uno dei momenti in cui magari, nonostante tutto, avrei dovuto, magari farmi uccidere anche, questo è. Invece no, la cosa si concluse così, con la morte di questa ragazza, abbandonata là in mezzo al bosco, senza neanche sepoltura. Sono stata rapita dai ribelli all'età di 10 anni, mentre ero in fila al pozzo con altre ragazze per prendere un po' d'acqua. Le mie compagne sono state picchiate e violentate sul posto, mentre io sono stata portata via con la forza. Da quel momento sono diventata la moglie di uno dei comandanti.
Per lui cucinavo e lavavo, lo accudivo in ogni cosa. La sera dovevo essere sempre pronta a soddisfare le sue voglie sessuali. Se ti rifiutavi, i soldati ti portavano in un luogo appartato e ti uccidevano. Non pensavano che eravamo ancora delle bambine. Ero trattata come una schiava. Diverse volte ho tentato di fuggire, ma i militari mi riprendevano sempre e mi picchiavano. A chi tentava la fuga veniva amputata una gamba. Una punizione che serviva da monito per gli altri bambini. Io sono stata graziata perché ero la donna di uno dei capi. Dopo circa 2 anni però il comandante è morto e così gli altri soldati del gruppo hanno cominciato a violentarmi. Erano così tanti. Hanno fatto tutto quello che volevano con me. Ho anche partecipato a numerosi scontri armati ed ho ammazzato. Ci mandavano a combattere con al peso al collo lo yu-yu, un amuleto macchiato dal sangue del nemico ucciso, e ci facevano credere che questo oggetto ci rendesse immortali. La sensazione che si prova, la sensazione interiore, quando si combatte, quando si spara e si uccide, la sensazione che ho vissuto io è quello di un senso di vuoto. Questo vuoto col tempo si trasforma in una cosa, diciamo così, quasi normale, perché vedendolo succedere, risuccedere e così via, non si dava importanza. È soltanto nel momento successivo che mi ho un po' crollato addosso tutto il peso dell'esperienza che avevo vissuto. Dovevo uccidere se volevo vivere. Prima di mandarmi a combattere mi davano delle droghe. Bastavano pochi istanti perché facessero effetto. Avevo la sensazione di essere forte, invincibile, e uccidevo. E più uccidevo e più mi sentivo importante. Solo adesso mi rendo conto di quanto male ho fatto, ma io non volevo. Se non mi ritengo una vittima, penso che ai fini di riconciliarmi con me stesso è necessario che io chieda scusa per le cose che ho fatto. I ribelli mi hanno insegnato ad usare il mitra e la pistola e mi hanno assegnato al gruppo che faceva le incursioni nei villaggi. Durante gli assalti ero molto spaventato. Un giorno un mio amico è stato colpito dai nemici ed è morto. Era un sollievo quando la battaglia finiva ed io ero ancora vivo. La mia di sofferenza non può scindersi da quello del mio paese e io posso con tutto il cuore voglio perdonare le persone che si sono macchiate di quelle violenze che ho subito, anche perché insomma sta violenza oggi loro stessi o si trovano in una situazione di sofferenza o hanno sofferto addirittura cose molto più gravi di me, perché hanno visto i loro figli trucidati o comunque costretti a commettere atti molto molto più gravi di quello che ho fatto io. Alcuni di questi figli, come sapete, in Uganda sono stati costretti a uccidere i loro genitori. Durante la guerra io e gli altri bambini abbiamo fatto tante cose brutte. Rubavamo e saccheggiavamo i villaggi. Eravamo costretti ad assistere agli stupri commessi dai nostri comandanti e dai loro uomini. Uccidevamo senza un perché, anche se le persone erano innocenti. Io ero armato e ho combattuto con armi che non erano prodotti nel mio paese. Gli ultimi dati forniti dall'Istituto SIPRI in merito alle spese militari nell'anno 2007 ci dicono che siamo arrivati a più di 1.200 miliardi di spese militari a livello globale. Questa è una cifra record. Negli ultimi 10 anni le spese militari sono aumentate del 37%. 1.200 miliardi spesi ogni anno per armi a fronte di una lotta alla povertà che oggi vale l'impegno degli stati a livello internazionale di soli 50 miliardi di dollari ogni anno. Questo significa che per raggiungere gli obiettivi del millennio, uno degli impegni che l'intera umanità si è presa per combattere la povertà,
ci vorrebbero in 15 anni circa 750 miliardi di dollari e invece solo in un anno spendiamo 1.200 miliardi in spese militari. Moriamo di fame, anche se il nostro paese è pieno di oro, diamanti e coltan. Tutte queste risorse vanno a finire illegalmente all'estero e arricchiscono le potenze occidentali e le multinazionali. A noi non resta niente, siamo sfruttati, conosciamo solo miseria, guerre e morte. Io lavoro come uno schiavo e non so se stasera avrò qualcosa da mangiare. Ed è così tutti i giorni. Guardate i bambini attorno a me. Non hanno scelta, o spaccano pietre nelle miniere, oppure sono costretti ad arruolarsi nell'esercito. Non c'è altro modo per sopravvivere. Questi temi non sono mai diventati, ad esempio, temi di domanda, che si sono mai trasformati in domanda politica. Queste violenze succedono, continuano a succedere, perché? Perché le priorità politiche sono altre cose, cioè non le persone, le loro vicende, le comunità locali, ecco, queste cose qua. E tanto meno nei paesi insomma, così lontani come geograficamente e geopoliticamente come il mio. Questo commercio incontrollato di armi in giro per il mondo è sicuramente reso possibile dalla mancanza di una legge a livello internazionale che permetta di regolarlo. Altro e ulteriore elemento che facilita il commercio di armi è la presenza dei trafficanti di armi. Queste sono figure molto pericolose e sono quelle che hanno fatto arrivare armi in giro per il mondo. Lavorano nell'ombra, nell'oscurità, però sono molto organizzati. Mettono insieme i produttori di armi, quelli che hanno interesse a far arrivare armi in un determinato paese, per esempio, che è in conflitto, concordano coi finanziatori e organizzano i trasporti. Sono anche molto arrabbiato quando vengo a sapere di traffici di armi, insomma, di banche che aiutano questi traffici. Io faccio parte del sistema, quindi non soltanto mi vergogno, ma insomma a un certo punto faccio anche questa denuncia. Per produrre armi ci vogliono ingenti investimenti, perché soprattutto per i sistemi d'arma pesanti come aerei, carri armati e navi occorrono dei finanziamenti capaci di far sì che l'impresa che produce sia in grado di eseguire le commesse. E è per questo che nel commercio di armi e nelle spese militari intervengono gli istituti di credito, che hanno un ruolo importantissimo perché sostengono questa impresa. Sia a livello internazionale che a livello nazionale noi possiamo monitorare quali sono appunto gli interventi della finanza nel campo delle armi. In Italia, ad esempio, è possibile, grazie alla relazione che il governo fa sull'export di armi, sapere quali sono le banche che sostengono le nostre imprese produttrici di armi. Gli ultimi dati ci dicono, ad esempio, che banche come Banca Intesa, San Paolo, oppure Unicredit o BNL sono tra le prime banche che sostengono il commercio e l'export armiero italiano. A sostenere le imprese produttrici di armi non sono solo istituti di credito italiano, ma ormai sempre più stanno intervenendo istituti internazionali. Tra questi la relazione ci dice che la Deutsche Bank, la Citibank, l'ABC International, la Paribas, la Commerzbank iniziano a investire sempre più nel mercato delle armi italiano.
Il mercato delle armi è un buon business e gli istituti di credito su questo fanno interessi e profitti a palate. I ribelli sono arrivati nel villaggio all'improvviso. Io ho cercato di mettermi in salvo, ma sono stato catturato. Mi hanno picchiato senza pietà e mi hanno portato via. All'accampamento militare c'erano tanti bambini. Mi hanno dato una K-47 e mi hanno spiegato come usarlo. Il giorno dopo mi hanno mandato a combattere. Ho sparato, ma non so se ho ucciso. Durante l'attacco sono stato ferito. Ho creduto di morire. I dati dell'ultima relazione ci aiutano a mappare qual è l'industria bellica italiana. Oltre alla Finmeccanica, che come sappiamo è una multinazionale tra le più importanti, è la settima produttrice di armi al mondo ed è un'impresa a partecipazione statale, e dunque è un'impresa italiana, abbiamo imprese collegate e quest'anno, per esempio, la MDA Italia è la, diciamo, impresa che ha avuto l'appalto più grande. Poi abbiamo la Fincantieri, l'Augusta Westland, la Oto Melara, la Avio, l'Iveco, ognuna che ha avuto commesse armiere e che l'ultima relazione le descrive in maniera evidente. Un giorno un bambino è fuggito dal campo. Non riusciva a sopportare la vita militare e le sue atrocità. Ma quasi subito è stato preso dai ribelli e legato ad un albero. Uno dei comandanti mi ha chiamato, mi ha messo in mano un Kalashnikov e mi ha ordinato di ucciderlo. Io non volevo, era un mio amico, ed eravamo cresciuti insieme nel villaggio. Tremavo dalla paura, ma sapevo che se mi fossi rifiutato avrebbero ammazzato me. Così mi sono fatto coraggio e ho premuto il grilletto. Ancora adesso sogno spesso il mio amico che ho ucciso e mi sveglio in preda agli incubi. Un'altra delle imprese, ahimè, importanti per quanto riguarda il settore delle armi leggeri è la nostra Beretta. La nostra Beretta ha un fatturato molto elevato perché riesce a piazzare le sue pistole, i suoi fucili a tutte le polizie più importanti del mondo e anche gli eserciti. Ricordiamoci che oggi la Beretta sta rifornendo l'esercito americano e per cui le commesse della Beretta sono le più importanti e sono quelle armi che ritroviamo poi spesso in conflitti che mai ci saremmo aspettati. Abbiamo trovato armi e Beretta anche in mano a guerriglieri in Iraq. In Italia la lobby armiera è trasversale. Sia i governi di sinistra che i governi di destra hanno aumentato in maniera verticale le spese militari e hanno firmato delle commesse su portaerei, cacciabombardieri e carri armati che sono sicuramente da considerarsi tra le più importanti commesse negli ultimi 10 anni. Spesso mi meraviglio quando mi sveglio vivo la mattina e mi dico sempre è un altro giorno donato, no? Per camminare per la strada del mondo, per le vicende del mondo, nel tentativo di meritarmi il fatto di essere qua. La guerra mi ha insegnato che la vita non è da prendere per scontato. Io ho guardato la morte in faccia più volte. La sofferenza fa parte della vita. La sofferenza può diventare un dono se la accogliamo come senza fatalismo, insomma, la rimettiamo nelle mani di Dio, io direi, per cercare di fare del bene, quindi tirare fuori delle cose buone da faccende negative e dolorose. Se i bambini dunque sono il mondo di domani, quel mondo di domani comincia oggi e quindi non è accettabile che le violenze delle guerre
sia colpisca particolarmente i bambini e che siano loro a pagare il prezzo più alto, perché se no il mondo di domani ne soffrirà sicuramente.